a tutti, io sono Mary Rose, questo è il mio canale e oggi siamo su un nuovissimo video. Come avrete potuto leggere dal titolo, oggi torniamo con un try on haul di Shein, ma molto molto speciale perché questi pezzi che sto per farvi vedere non superano i 3 euro. Quando io ho fatto l'ordine c'erano delle super super offerte, io spero che in questo momento ci siano ancora, comunque vi lascio i link dei capi giù nell'info box, ma se queste cose che ho preso io in offerta due o tre settimane fa in questo momento non sono più scontate, tenete comunque d'occhio il sito perché spesso ci sono delle super super offerte. Ma prima di partire con il video, come sempre vi ricordo di lasciare un like se vi piacciono i miei contenuti e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto ciò, possiamo partire con il video. Il primo top che vi mostro è questo qui che sto indossando in questo momento. L'ho pagato solo 2,99€ e l'ho preso nella taglia S. Mi piace tantissimo la colorazione, trovo che stia benissimo con i jeans, che oltretutto anche questi sono di Shein. Se vi siete persi il video precedente a questo, ve lo lascio giù nell'info box perché proviamo la collezione di Ele Petrella e mi è piaciuto tutto. Comunque andiamo avanti, questo top appunto l'ho pagato pochissimo e mi piace tantissimo. È un materiale un po' strano, non riesco a capire che materiale sia perché sicuramente non è cotone, però ci piace, ma andiamo avanti. Eccoci qua, questa è l'altra maglia che ho preso. Non ci crederete mai, ma l'ho pagata solo 99 centesimi. Io voglio farvelo vedere perché sembro pazza, ma veramente spero si possa leggere. Controllo se si vede. L'ho pagata solamente 99 centesimi al posto di 6 euro. Perché appunto spesso ci sono questi saldi, queste super offerte su Shein e non potevo non approfittarne, è bellissima, c'è questo succo che poi mi sembra più una granita, comunque è bellissima, è rosa, mi fa impazzire, ragazzi, cioè non ho altro da aggiungere per un euro. Eccoci qua, un altro toppettino rosa con queste fragoline, questo qui pagato solo 1,99€, mi piace moltissimo. Se io sono innamorata di queste cose perché le ho pagate pochissimo, fatemi sapere giù nei commenti se voi avete approfittato di queste offerte che ci sono state sul sito perché sono spettacolari, ma andiamo avanti perché ho tantissime tantissime chicche da farvi vedere. Ho poi preso un pezzo del costume, una parte sopra che ho pagato solo 2,50€, mi piace tantissimo la colorazione, mi piace anche come veste, e poi ho preso questo kimono che ho pagato 3€ che utilizzerò come copricostume. L'unica cosa che non mi piace è che non è nero ma è un marrone scuro, ma sul sito l'avevo letto, ho provato comunque a prenderlo, ma penso che con la bronzatura stia molto bene e comunque, se ripeto, lo utilizzerò come copricostume, quindi non mi importa più di tanto se la colorazione non è ottimale, diciamo così, però la parte sopra del costume mi piace veramente veramente tanto. Non ho preso la parte sotto perché in realtà non c'era il completo abbinato ma c'era solo la parte sopra, però devo dire che anche messo con un bikini nero secondo me ci sta benissimo. Allora, io amo questo top, lo amo alla follia, l'ho pagato solamente 2€, io mi avvicino per farvelo vedere, è spettacolare. Ho preso anche questo reggi calze a forma di cuoricino che mi piace abbastanza, ma sono troppo 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 gasata per questo top. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma cioè, io non me lo tolgo più, mi piace troppo, mi piace troppo. Questo è l'altro top che ho preso, l'ho pagato solo 2€, mi piace tantissimo il colore, mi piace la trama che ha appunto il top. Approvatissimo, soprattutto per il prezzo. Passiamo all'ultimo top e poi vi mostro degli accessori che ho preso per 20-30 centesimi. Questo è l'ultimo top che ho preso, un top molto molto semplice, però mi piace molto la colorazione. Ripeto, sta molto bene con la bronzatura, quindi ve lo straconsiglio. Questo qui non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma penso sempre su 1-2€. Ora passiamo subito agli accessori.
Dentro ho tutti gli accessori che ho acquistato. Il più caro l'ho pagato 1 euro, il meno caro 20 centesimi. Comunque all'incirca li ho pagati tutti sui 30-50 centesimi. Ma vi faccio vedere subito che cosa ho preso. Allora, ho preso un fiocco per i capelli. Ora vi mostro subito. Ecco qua, questo qui è il fiocco. È molto carino. L'ho pensato da mettere nella parte dietro appunto dei capelli, magari vi faccio un piccolo raccolto con questo qui, mi piace davvero tanto. Questo l'ho pagato 50 centesimi, me lo ricordo, e non era in offerta, questo qua è il prezzo base del prodotto. Poi peschiamo e ho preso una collanina, adesso cerchiamo di capire com'è questa collana perché vedo che sia un po' ingarbugliata. Allora, ok, sì, ho capito, praticamente è una collana fatta a più strati e questa qui l'ho pagata 50 centesimi anche lei, è fatta con queste piccole stelline e mi piace, molto molto carina, perfetta per l'estate quando appunto abbiamo le maglie scollate, così questa qui si vede per bene. Ma andiamo avanti e ho preso... Allora, ho preso degli scrunchies. Allora, anche questi qua. Ah, questi qua sono quelli che ho pagato 1 euro. Sono uno rosa, uno marrone e uno nero. Ci piacciono. Poi ho preso altri scrunchies. Questi qua li ho pagati tipo 30 centesimi. Uno rosa e uno multicolor. Poi ne ho presi altri. Uno azzurro e uno... sempre multicolor sui toni dell'azzurro. Poi ho preso questo elastico con il fiocco, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua, questo qui è l'elastico, mi piace molto perché impreziosisce una semplice coda e il colore anche mi piace parecchio. E poi sono rimasti gli ultimi accessori. Ho preso una bandana per quando andrò al mare, non lo so in realtà perché l'ho presa, ma costava tipo 10 centesimi, oppure la utilizzerò per quando mi faccio gli impacchi ai capelli per non sporcare il cuscino. Poi ho preso un'altra collana che adesso apriamo subito. Questa qui è la collana che ho preso, spero si possano vedere perché sono proprio piccolini, sono una stellina e una luna. Anche questa qui è fatta a doppia, però si chiude con un unico gancio. Mi piace parecchio, anche questa qua l'ho pagata 20 centesimi. Sono rimasti gli ultimi due prodottini. Ho preso questo portachiave a forma di panda perché era troppo troppo carino. Poi ho preso un'altra collanina, questa qui è con il cuore se non ricordo male. Ho preso un sacco di collanine perché appunto costavano solamente 20 centesimi, quindi le ho volute prendere. Scusate se sono in questa posizione super scomoda, però perché volevo farvi vedere gli outfit, appunto questo qui è il cuoricino. E poi come ultimi prodotti ho preso degli orecchini. In realtà non so perché, però anche questi qua costavano 30 centesimi, quindi ne ho approfittato. Siamo giunti al termine di questo video haul. Fatemi sapere con un commento se questo video vi è piaciuto, così ne farò sicuramente altri. E come sempre io vi ringrazio per aver guardato il video. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!